Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi ragazzi siamo tornati qui in un nuovissimo video. Perché oggi cosa andrò a dirvi? Oggi vi vado a dire le mie 10 cose che vorrei su FIFA 24. A breve, tra un paio di giorni, anzi forse il giorno stesso o anche ieri, io sto registrando lunedì 10, quindi non so quando uscirà questo video. Fatto sta che però non so se sia già uscito il trailer di presentazione, che in realtà è mezzo inutile, però vi vado a dire appunto le 10 cose che vorrei. E poi ci sarà, diciamo, un trailer molto più dettagliato che durerà tanti minuti, ma quello verso agosto. Detto questo, ragazzi, vi andrò appunto a dire le 10 cose che vorrei. Partiamo dalla prima cosa. Per molti può essere inutile, però per me può veramente essere un qualcosa di, non dico importante, perché non è fondamentale mettere questa cosa. Non è fondamentale, però è una cosa che secondo me potrebbe essere molto utile, perché poi vi dirò appunto il perché. Ovvero, io mi domando, ma perché ci sono dei giocatori con il punto interrogativo? Perché non mettono direttamente l'overall dei giocatori magari più scarsi? No, per esempio, vedete un giocatore, lo so, uno che si chiama Tizio Caio, e c'è il punto interrogativo. Perché c'è il punto interrogativo? Non possono direttamente mettere l'overall? Cioè, io questa cosa non la concepisco. E la cosa che mi fa più arrabbiare è che quei giocatori li devo andare a cercare su FIFA. Per carità, su FIFA è utilissimo. Però sono minuti, non dico sprecati, però sono minuti inutili, diciamo così, nel senso. Se magari la EA Sports, che in realtà, scusatemi, ma quest'anno non si chiamerà FIFA 24, ma EA Sports FC 24, sarà un po' difficile dire sempre eSports FC 24, però ci abitueremo prima o poi. Però appunto, perché ragazzi dei giocatori hanno il punto interrogativo e per sapere il loro overall bisogna chiedere i resoconti, aspettare una roba e l'altra? Io mi domando, ma perché la EA Sports non mette mai gli overall di alcuni giocatori? Questa cosa non la concepisco, perché per esempio Mbappé c'è l'overall, grazie a sto cavolo. Però per esempio ci sono magari dei giocatori che tu vuoi comprare, ma non c'è scritto il punto interrogativo. Altra aggiunta, la numero 2, eliminare gli allenamenti. Gli allenamenti fanno cagare. Infatti, nessuno li va a fare. Gli allenamenti sono stati aggiunti, mi pare, su FIFA 21, e qualcuno all'inizio le faceva. Però, ragazzi, e poi che senso ha fare quegli allenamenti lì? Solo per la lucidità? Solo per un po' di lucidità? Perché se no non lo puoi avere? No, la lucidità con il passare delle partite si ottiene. Quel più 3, quel più 4, quel più 1, quel più 2 si ottiene nelle partite. Ecco, perché? Cioè, io mi chiedo perché questi allenamenti sono gestiti così male? Perché gli allenamenti sono gestiti così male? Veramente è una rottura di palle incredibile avere questi allenamenti. Toglieteli, vi prego, toglieteli e fate prima. Tanto non servono a niente, perché con il passare delle partite i giocatori comunque la lucidità la guadagnano. Terzo punto, secondo me questo è un punto molto importante, ovvero modificare la carriera crea un club. Sinceramente, quando è stata aggiunta questa modalità, diciamo che eravamo tutti molto fiduciosi, nel senso, io ero uno di quelli che non vedeva l'ora di creare il club, no, su FIFA, su un determinato gioco. È stata aggiunta per la prima volta su FIFA 22, e da lì in poi questa modalità non è stata minimamente calcolata. Non è stata minimamente calcolata perché è gestita malissimo. È gestita malissimo. È veramente gestita malissimo, perché la cosa di creare una squadra è qualcosa di, secondo me, magnifico, che andrebbe senz'altro preso in considerazione. Per esempio, perché non si può creare un club interessato? Comunque non si può creare un club dove magari, che ne so, hai giocato da ragazzino. Per esempio, puoi creare il club, non lo so, non lo so, del Faenza, faccio un esempio che mi viene in mente. Ecco, la modalità crea un club su FIFA è fatta da cani, è fatta letteralmente da cani. Primo, gli stemmi sono uguali, gli stemmi fanno schifo, sono uguali. Le magliette, stesso discorso. Le squadre che tu crei le metti sì in un campionato, però ripeto, questa modalità a me, come strutturata ora, a me non piace. Altra cosa che vorrei in questa modalità, che venisse modificata, ma non lo so, crearti lo stadio. Perché non puoi fartelo anziché scegliere uno, cioè
Nel senso, scegliere uno tra gli stadi, scegliere un modello diciamo preimpostato. Per esempio, la modalità Crea un Club, appunto, nelle fasi di impostazioni c'è lo stadio, ci sono vari tipi di stadi diversi comunque tra loro, visto che ci sono degli stadi con una capienza maggiore e altri con una capienza minore. Perché non creare direttamente lo stadio? Visto che la modalità è crea un club, crea uno stadio, no? Boh, cioè, per me questa modalità deve essere assolutamente modificata, perché questa modalità non la gioca letteralmente nessuno. Questa era una delle cose prioritarie, ma non lo faranno mai, lo ripeto da anni, e quello di togliere gli obiettivi. Quest'anno ho portato poche challenge su FIFA 23 nel mio canale. Ora le sto portando spesso, però appunto, ragazzi, su questo gioco si viene esonerati per delle cazzate. Per delle cazzate. Per delle veramente cazzate. Perché gli obiettivi sono strutturati così male? Perché, ragazzi, io vedo delle volte una squadra, cioè per esempio, no, una squadra che ne so che partecipa in Champions e gli si viene chiesta a quella squadra di, che ne so, arrivare in semifinale di Champions. Cioè gli obiettivi sono impossibili, ragazzi, da raggiungere. Gli obiettivi sono delle cagate assurde. Mettetevelo nella testa, nel cervello, nell'anticamera del cervello. Eliminate gli esports, mi rivolgo a voi. Sti obiettivi che non hanno senso. Non hanno senso. Perché quando tu fai una carriera rigiocata è molto difficile l'esonero. È molto difficile l'esonero, a meno che sprofondi completamente. Però nella carriera allenatore simulata, quando uno vuole fare appunto la carriera allenatore simulata, ci sono degli obiettivi del cavolo. E la maggior parte delle volte si è esonerati. Ci sono anche delle volte in cui nel bene o nel male riesce a non essere esonerato, però capita raramente, quindi perché non modificare, cioè perché non togliere direttamente gli obiettivi, visto che è una cavolata letteralmente inutile. Non dico che non si debba mai essere esonerati, se no non sarebbe realistico. Altra cosa che vorrei su FIFA non deve diventare il gioco più realistico del mondo, però FIFA deve essere un pizzico più realista, diciamo così. Deve essere un gioco un pelo più realistico, non del tutto, perché ragazzi, FIFA non è la realtà, è un videogioco comunque, ricordiamolo. Però FIFA deve essere, secondo me, un gioco anche più realistico, a mio modo di vedere. Quinto punto, se non erro, è quello di dedicare molta più importanza alla seconda squadra e alla primavera. Questo perché, ragazzi, perché secondo me quando si fa una carriera allenatore, per esempio, prendiamo una squadra a caso, non lo so, l'Atalanta, che tra l'altro ha pure creato la seconda squadra, quindi tanta roba. Per me l'Atalanta deve avere la rosa già impostata, no? Quella classica dell'Atalanta che conosciamo tutti. Ma io dico, ma perché per esempio nel vivaio non si possono mettere i giocatori reali, quindi quelli che ha veramente l'Atalanta nella primavera? Perché? E anche quelli della seconda squadra, per esempio, no, facciamo un esempio un po' più approfondito, diciamo la Juventus ha la seconda squadra, la Juventus Next Gen, che è un progetto incredibile, è un progetto veramente incredibile, e ci sono una lista di giocatori. Per esempio mi viene in mente Sekulov, l'ho seguita tanto la Juventus Next Gen quest'anno, c'è, non lo so, Yildiz, giunto da poco appunto alla seconda squadra, c'è Huijsen per esempio. Perché questi giocatori non si possono mettere nel vivaio insieme a quelli della primavera e non possono essere utilizzati? Perché? E poi, che ne so, se quel giocatore non ti convince in game, tu lo puoi tranquillamente andare a rivendere, magari, che ne so, farci una plusvalenza. Per me, utilizzare i giocatori della primavera e dedicare molta più importanza alla seconda squadra, quindi, ripeto, per chi magari non ha capito, prendo la Juventus. La rosa della Juventus la conosciamo tutti, c'è la rosa, ma se andiamo nella sezione vivaio non ci sono dei giocatori messi a cacchio di cane che non servono a nulla, ma ci sono i giocatori della primavera e della seconda squadra, e della seconda squadra appunto. Quindi per me questa aggiunta potrebbe veramente essere una svolta, per me potrebbe essere veramente una svolta per tutti, insomma, anche gli appassionati di questo gioco, secondo me. Altra cosa, sinceramente, che se non modificano me ne faccio una ragione, però vorrei venisse modificata, e questo parlo per PS4. Le simulazioni devono essere più rapide. De le simulazioni devono essere più rapide. Per esempio, la simulazione di una stagione. La simulazione non può durare 10 minuti, quanto dura, non mi ricordo manco. La simulazione deve durare poco. FIFA, come vi ho detto prima, deve essere un gioco rapido, deve essere fluido, deve essere rapido. Quindi, se, per esempio, se simulo una stagione,
la simulazione deve durare non più di 4 minuti, mentre su questo gioco la simulazione dura 7-8 minuti. Adesso non mi ricordo proprio i minuti precisi, però la simulazione deve durare poco. Perché la simulazione dura così tanto? E mi riferisco appunto alla PS4 e non alla PS5, perché su PS5 hanno modificato questo aspetto. Boh, ripeto, se non viene modificata la simulazione, se la simulazione non, su FIFA 24 non sarà più rapida di questa che c'è su FIFA 23, me ne faccio una ragione, perché è qualcosa di un optional. Questo è un optional in realtà, no? Come il primo punto. Però le simulazioni, secondo me, devono essere in generale più rapide, a mio modo di vedere. Altra cosa, altro punto, siamo al punto numero 6, 7, una roba del genere. Ora non mi ricordo, ma vi metterò una grafica interessante. Questo è punto appunto 6 o 7. Modificare la simulazione di una determinata partita. Io non capisco l'inserimento dei momenti clou, oppure entrare in campo per comunque giocare solo attacchi. Per esempio, no, avete presente l'anno scorso? L'anno scorso hanno appunto aggiunto la possibilità di giocare in momenti clou, oppure di giocare in momenti dove la tua squadra attacca. Per me questa è stata una roba fallimentare, perché per me questa è stata una roba fallimentare. Ecco, quando c'è una partita, per esempio, non lo so, faccio un esempio, Juve Salernitana, per esempio, faccio un esempio, ecco, così provo a farvi capire un po'. Ci sono due tipi di modalità, diciamo così. La vai a giocare direttamente e poi simuli se magari sei 3-0 e va il risultato. Oppure c'è la possibilità, appunto, su FIFA 23 c'è stata la possibilità di o simulare direttamente la partita velocemente, o di simularla in maniera interattiva e tu vuoi entrare in campo, oppure anche di giocare i momenti clou, quindi i momenti più importanti della partita, una sorta di highlights, oppure di giocare i momenti clou ma in attacco. Per me i momenti clou e i momenti in attacco, ecco, sono una cavolata, come vi ho detto prima, sono una gran cavolata. Perché se c'è la simulazione interattiva, perché andare ad aggiungere i momenti clou? Perché la simulazione interattiva per me è stata una cosa, è stata una liberazione. È stata una liberazione perché la simulazione interattiva, secondo me, è una delle poche buone cose realizzate dalla eSports negli ultimi anni, ovvero quella di entrare in campo se magari la partita non si sblocca, se sei sotto per 1-0, non lo so. Perché su FIFA 23 sono stati aggiunti i momenti clou e i soli attacchi? Perché è una modalità molto più veloce, questo è vero, perché la simulazione interattiva dura tantissimo, e anche lì dovrebbe ridursi. Dovrebbe ridursi, appunto, vi ho detto prima. È vero che, ripeto, quando giochi i momenti clou ci sono poche occasioni a partita, penso 5-6, non di più, e dura massimo 2 minuti se giochi i momenti clou e anche i solo attacchi, anzi i solo attacchi pure di meno. Però per me è assurdo avere ancora i momenti clou e i solo attacchi. Cioè, perché avevamo la simulazione interattiva, perché avere ancora i momenti clou e i solo attacchi? Cioè, perché giocare ancora i momenti clou o giocare solo i momenti in cui la tua squadra è in attacco? C'è la simulazione interattiva che è utilissima. Io non capisco questa scelta, appunto, che aveva fatto la eSports FC l'anno scorso, ovvero quella di andare ad aggiungere i momenti clou e i momenti solo attacchi. Boh. Punto numero 8, sì, siamo al punto numero 8. Questo punto potrebbe essere un po' una scocciatura per i, diciamo, player di FIFA, comunque che giocano all'accademia allenatore. Io mi riferisco in questo video solamente all'accademia allenatore, non giocatore, eccetera, eccetera. Io vorrei un pelo più di realismo, come vi avevo detto in precedenza. E io mi domando, perché nell'accademia allenatore non ci sono troppi infortuni? So che potrebbe per molti essere una cosa svantaggiosa avere più giocatori ai box. Però se FIFA deve diventare un pelo più realistico, il numero di infortuni dovrebbe aumentare, perché al giorno d'oggi tantissimi giocatori sono infortunati per tot cause, principalmente per problemi muscolari. Io mi domando, perché non ci sono troppi infortuni? Perché, per esempio, il numero di infortuni su FIFA 20, se non erro, era più alto rispetto a questo di FIFA 23. Su FIFA 23 ci sono pochissimi infortuni. Io mi domando, perché su FIFA 24 non ci possono essere più infortuni? Io su FIFA 24, come vi avevo detto un minuto fa, vorrei che i giocatori
si infortunassero più spesso, appunto per diciamo così, avere un gioco più realistico. Per avere un gioco più realistico e, ripeto, non troppi troppi infortuni, però ripeto, al giorno d'oggi, specialmente al giorno d'oggi, ci sono tante di quelle partite i giocatori si fanno male sempre. Io non dico a FIFA di mettere sempre infortuni, però ci sono dei giocatori che nella vita reale si fanno male molto spesso, mentre su FIFA quei giocatori lì non hanno mai avuto un infortunio. Questa cosa secondo me potrebbe essere buona, non è una cosa fondamentale neanche questa, però per me questa cosa deve essere implementata. Per me deve essere implementata proprio per dare credibilità a questo gioco, che non viene modificato seriamente da tanti tanti anni, ahimè. Penultimo punto, il punto numero 9. Secondo me questo è un punto interessante. Per me questo è un punto molto interessante: modificare le crescite dei giocatori. Io mi domando, perché se un giocatore vecchio non cresce? Perché? Cioè, per esempio, no, faccio un esempio: Cristiano Ronaldo. Se Cristiano Ronaldo mi fa 30 gol a stagione in 35 presenze, perché Cristiano Ronaldo deve calare? Non ha senso. Non ha letteralmente senso. Cristiano Ronaldo, se ha fatto tanti gol, se ha fatto delle buone prestazioni, l'over deve essere maggiore di stagione in stagione. Ecco, per esempio, non lo so, faccio un esempio. Appunto, Ronaldo, che su FIFA, adesso non mi ricordo manco l'overall che ha, però facciamo un esempio. Ronaldo ha 87 su FIFA, e che ne so, nella vita reale, no, sì, nella vita reale. E su FIFA, in una stagione, ti fa 30 gol in 35 presenze. Perché Ronaldo deve calare di 3 punti overall? Perché? Io capisco che il giocatore ha 37 anni, ma nella vita reale non funziona così. Nella vita reale non funziona così. Ripeto, FIFA non deve essere uguale alla vita reale. No, non voglio questo perché FIFA è un videogioco. Però ci deve essere un pizzico più di realismo. Per esempio, facciamo un altro esempio a caso. Bellanova. Se Bellanova non gioca al Torino, per esempio fa 0 presenze, poche presenze, e quelle poche presenze che fa le disputa in malo modo, le prestazioni magari non sono all'altezza, perché quel giocatore, nonostante che giovane, deve fare più 2 più 3? Per me le crescite dei giocatori devono basarsi sulla stagione che hanno fatto. Ripeto, se un giocatore in quella determinata stagione ha fatto molto bene dal punto di vista realizzativo, indipendentemente dall'età, deve crescere. Quindi per me questa è una cosa molto molto importante che deve essere aggiunta, secondo me. Passiamo all'ultimo punto, il punto numero 10, appunto l'ultimo punto, e qui ho messo forse l'unica cosa grossa. Per quanto riguarda FIFA 24, più precisamente eSports 24, io non mi aspetto grandi novità quest'anno. Io non mi aspetto grandi novità quest'anno, quindi ho aggiunto delle, appunto, aggiunto, scusate il gioco di parole, abbastanza piccole, però, per quanto riguarda il punto numero 10, ovvero l'ultimo punto, ho aggiunto una cosa che secondo me potrebbe davvero rivoluzionare questo dannato gioco: la carriera online. So benissimo che per mettere la carriera online ci si mette tanto. Se la carriera online eventualmente ci sarà su eSports 24, ma non credo mai, non credo mai, perché mi sembra alquanto impossibile, sinceramente. Se la carriera online eventualmente ci sarà su eSports 24, fatela decentemente. Se è fatta da cani, fatela piuttosto tra 2 anni, 1 anno. Ecco, questo è il mio pensiero. Questo è il mio pensiero sulla carriera online. Per quanto riguarda la carriera online, ragazzi, sarebbe veramente una figata aggiungere, cioè fare una carriera online con i tuoi amici. Sarebbe veramente una cosa che rivoluzionerebbe, secondo me, eSports FC 24, magari, oppure quello dopo. Ripeto, se la aggiungete, aggiungetela con un ordine, cioè se la aggiungete, fate questa modalità nel migliore dei modi. Se no, aggiungetela piuttosto tra 1 o 2 anni, anche perché non ho fretta di vedere questa modalità. Ripeto, perché se no si va a finire come la modalità Crown Club, ovvero non viene giocata da nessuno ed è palesemente ignorata, e non mentite.